Ciò di cui parleremo riguarda degli strumenti che svolgono determinati compiti, quindi sarà poi cura vostra cercare quelli più adatti che forniscono un determinato, come dire, che vi possono aiutare a ottenere un determinato risultato. Poi, fatto questa panoramica, vedremo alcune proposte metodologiche, perché poi questo è il focus del nostro webinar. E con queste proposte metodologiche, quindi, si chiuderà poi il nostro incontro. Questa è la copertina dell'ebook che appunto poi troverete nelle modalità che vi spiegherò. Allora, vorrei prima di tutto cominciare con una brevissima riflessione, ma è una questione di principio molto importante e per me assolutamente significativa. E cioè, vedete, questa idea degli atelier creativi non appartiene a nessuno in particolare, e è un'idea che invece ha un'origine storica in un movimento pedagogico che è molto significativo, perché è un movimento dello secolo scorso, della prima metà del secolo scorso, che poi ha attecchito particolarmente, che è il movimento dell'attivismo pedagogico, della scuola attiva. I vari esponenti, Célestine Freinet e Dewey, che sicuramente molti di voi hanno sentito nominare, ma ce ne sono tanti altri, da Roger Cousinet a Piaget, a De Croly. L'atelier è proprio uno strumento, un ambiente che deve necessariamente mettere in contatto gli studenti in diversi modi, che possono essere anche protetti, quindi all'interno dell'istituzione scolastica o all'esterno di essa, ma li deve mettere in contatto direttamente con il mondo. Noi oggi diremmo mondo reale, perché l'atelier ha preso una dimensione anche molto digitale, se vogliamo. Quindi si sente anche il bisogno di fare un ritorno a un contatto concreto con la realtà circostante. E noi anzi diciamo in particolare che l'atelier oggi ha la particolarità di mettere insieme questi due aspetti, che possono essere definiti come analogico e digitale. Io preferirei chiamarli invece di esperienze concrete e manuali di lavoro, con esperienze invece di tipo digitale. Non favorisce l'apprendimento tutto ciò che è troppo distante dalla realtà quotidiana, oppure al contrario, tutto ciò che è troppo dentro la realtà quotidiana, perché il soggetto apprendente si perde nel mondo concreto delle cose, quindi viene meno la sua capacità di astrazione, che è quella che gli consente poi di conoscere in primo luogo l'oggetto che sta manipolando e poi di esserne anche padrone. Noterete poi, leggerete all'interno di questa pubblicazione, l'importanza che l'atelier ha nel quadro dello sviluppo concettuale del soggetto. Perché? Perché si situa come una sorta di punto di incontro tra le esperienze spontanee, che possono condurre il soggetto a un apprendimento naturale, diciamo così, tra virgolette, e il pensiero scientifico, che invece necessita certamente di non un approccio spontaneo, ma un approccio organizzato. E dunque comprendiamo il perché poi parleremo di progettualità all'interno degli atelier. Vedete, abbiamo sempre sulla base di queste ricerche, ma la faccio molto breve davvero, il polo dell'esperienza, il polo dell'astrazione, e poi abbiamo naturalmente i nodi che determinano poi la nostra mappa neuronale, diciamo così, no? Ecco, queste sono acquisizioni ormai della ricerca scientifica in questo campo, e le cui prime riflessioni appunto partivano dagli anni 30. E noi consideriamo che tra il polo dell'esperienza e quello dell'astrazione, ecco, qui si colloca questo ambito di lavoro che è determinato dagli atelier. Quindi noi possiamo sicuramente trarre una conclusione, che da un lato
non possiamo utilizzare, se vogliamo che l'atelier sia un reale strumento pedagogico, non possiamo utilizzare l'atelier solo come un banco di prova dell'esperienza. E d'altra parte non possiamo fare l'operazione inversa, quello di puntare tutto a una comprensione astratta di processi concreti. E come si sviluppa questa dialettica? Questo percorso non necessariamente deve essere organizzato attraverso degli step precisi, cioè prima faccio il passo 1, poi compio il passo 2, quindi il passo 3, 4, 5. È chiaro che sviluppando il nostro processo in un arco temporale, ovviamente seguirò delle tappe che vengono scandite nel tempo. Però qui vedete, io non nomino degli step nel senso di una successione, perché per esempio il settore che riguarda la sperimentazione e le modifiche intorno a me, è chiaro che nel momento in cui sperimento posso anche valutare le modifiche che questo esperimento provoca direttamente nell'ambiente. E d'altra parte lo sviluppo di collegamenti fra vari oggetti e strumenti, beh, questo può avvenire anche all'inizio. Diciamo che questi cinque nodi sono quelli che, a mio parere, devono esserci all'interno di questo processo. È interessante se quello che facciamo arriva a determinare dei cambiamenti nell'ambiente nel quale viviamo, oppure propone dei cambiamenti possibili in altri ambienti o che poniamo non possiamo realizzare, ma che siamo convinti che possano essere applicati. Lo sviluppo di collegamenti è una parte molto importante che cercherò di dimostrarvi anche praticamente, i collegamenti tra i vari strumenti e oggetti che compongono l'atelier. E poi gli ambienti di storytelling. L'ambiente di storytelling è assolutamente imprescindibile. Il raccontare l'esperienza è il modo di essere della nostra civiltà e della comunicazione, anche se io non parlerei proprio di comunicazione in senso stretto, ma proprio di racconto dell'esperienza. Vedremo questo aspetto. Osservate la colonna centrale, che è quella della sfida. La sfida. Quali sfide noi ci poniamo a ogni passo, in ogni nodo che definisce il nostro progetto? Questa è la questione fondamentale. Io, per aiutarvi a programmare questo aspetto, ho compilato così alcune domande. L'atelier naturalmente ha bisogno di un controllo. Per esempio, se noi abbiamo definito delle aree, per esempio all'interno di una scena parlante che stiamo costruendo ci sono diverse aree, oppure stiamo ridefinendo un ambiente, quindi abbiamo delle aree di lavoro, dobbiamo sapere qual è il contenuto, chi sono gli apprendenti che se ne occupano, come funziona l'avanzamento del processo che stiamo mettendo in atto. Noi dovremmo stabilire chi si occupa, vedete, e di che cosa, quindi, non so, eventualmente di poster, brochure, etichette, beacon, apprendimento di prossimità, realtà aumentata e così, oggetti da costruire, eventuali learning celebration, quindi presentazione dell'attività ai genitori e al mondo che ruota intorno alla scuola. Allora, cominciamo a vedere un po' così il panorama che si presenta. Allora, abbiamo degli strumenti che, per esempio, ecco, abbiamo degli strumenti che ci consentono, per esempio, fatto così a caso, come occhiali di questo genere, sono dei visori di realtà in 3D, ambienti immersivi, che noi possiamo costruire nel nostro atelier. Quindi sono oggetti che possiamo creare e poi vedere con questi visori, e che ci consentono di avere un punto di vista diverso. E quindi voi pensate che, per esempio, una cosa di questo genere è anche utilizzata
nel mondo industriale per esempio vedere dei processi di saldatura sotto punti di vista differenti che abbiano anche una profondità che non possiamo avere, per esempio, mentre lavoriamo. E lo stesso noi possiamo fare con le immagini stereoscopiche. Le immagini stereoscopiche possono essere viste con occhialetti speciali di questo genere. Questi occhialetti consentono di vedere immagini come questa, consentono di vedere immagini come questa con una profondità, ecco, con una profondità che ci fa esplorare l'ambiente in 3D ottenendo lo stesso risultato. E anche in questo caso lo scopo è quello di avere un punto di vista diverso, certo capisco che è molto simpatico e divertente naturalmente, però lo scopo è veramente quello di analizzare delle fotografie, per esempio, che sono bidimensionali, quindi avere la possibilità di entrare dentro l'immagine o di rappresentare la realtà che viviamo attraverso questo modello. Allora, come si fa a creare, per esempio, delle immagini di questo genere? Bisogna dotarsi di strumenti, e oggi vi farò vedere anche degli strumenti molto semplici, che non sono assolutamente ricchi di chissà quale innovazione. Questo, per esempio, è un carrellino sul quale, che ha una base di appoggio, si può montare anche su un cavalletto, e poi naturalmente la fotocamera, che può anche essere l'iPhone, lo smartphone che voi utilizzate, deve essere posizionata in due punti ben calcolati. Il calcolo è determinato dalla distanza media del centro delle pupille, quindi intorno ai 6 cm, 6 cm e mezzo. Devono essere ruotate leggermente e poi queste immagini vengono accostate per produrre una combinazione di questo genere. Non è complicato affatto da realizzare, richiede ovviamente dei calcoli che possono essere anche il mezzo per affrontare delle tematiche di matematica e di geometria. Ecco, questa vedete che si gira invece in questo modo. Ecco, abbiamo l'obiettivo che si gira in questo modo. Questa è una videocamera che consente di realizzare dei filmati in 3D. E il visore di questa fotocamera, che si apre qui, è un visore LCD, ci consente di visualizzare questi filmati in 3D, poi li possiamo elaborare con delle applicazioni che ci consentono di fare molte attività con questi filmati. E anche qui possiamo presentare dei punti di vista e un modo di vedere la realtà molto, molto differente. Poi sono oggetti che costano veramente pochissimo, sono alla portata di tutti. Sempre per restare in questo campo, prima di passare a qualcosa d'altro, volevo mostrarvi questa videocamera molto curiosa. La vedete? È una videocamera molto piccola, presenta un obiettivo rotondo, vedete qua. Bene, allora questa appunto videocamera ha la particolarità di realizzare una ripresa a 360 gradi, cioè, piazzandola al centro di una stanza riprende completamente tutta la stanza. Questa videocamera è in grado di scindere le immagini che trasmette dalla parte anteriore a quella posteriore, quindi possiamo vedere contemporaneamente quello che accade davanti a noi e dietro di noi. Ciò significa che, per esempio, se noi stiamo allestendo un macchinario che produce qualche cosa, possiamo vedere anche non solo la parte di produzione
finale dell'oggetto, ma anche la lavorazione posteriore, senza necessariamente usare due postazioni e due camere. Si possono creare degli effetti straordinari. Avete dei filmati che potete manipolare in tutti i modi. Poi vedremo che come tutto questo rientra appunto nella progettualità di cui ho parlato prima. E se noi, ecco, vedete, abbiamo qui, abbiamo dei droni, per esempio questi droni in particolare sono piccoli, non sono i droni che ci consentono di uscire all'aperto per fare filmati 4D e così via, però hanno il vantaggio questi droni di essere governati da un'applicazione che si chiama Tickle e che può mettere in relazione il drone, per esempio, con un robot, per esempio, come Sphero, cioè come BB-8, o per esempio dall'altra parte, da questa parte, un robot come Sphero. Questo significa che possiamo far interagire tra di loro dall'interno di una medesima applicazione, come appunto vi ho detto, Tickle, che funziona su addirittura sul nostro iPhone, e possiamo fare interagire questi oggetti. E se consideriamo che abbiamo degli strumenti di ripresa particolare, come quello che abbiamo mostrato prima, certo cominciamo ad avere un quadro del modo che noi possiamo, molto cambiato appunto, che possiamo utilizzare per fare coding certamente, studiare delle situazioni, ma raccontare anche delle storie in modo diverso. Vedete, questo è invece, eccolo qua, questo robottino è molto conosciuto, l'avete visto sicuramente in funzione, si programma attraverso i colori, la combinazione dei colori determina il tragitto di determina il suo tragitto, vedete? Ecco, questo viene molto utilizzato per esempio nelle scuole, specialmente nelle scuole primarie o anche con i bambini più piccoli, perché disegnano dei percorsi e quindi imparano, come dire, una sorta di tricoding attraverso una combinazione di colori. Però noi cominciamo a entrare invece in una certa logica e pensare che lo possiamo travestire, lo possiamo rivestire, possiamo creare un personaggio che si muove all'interno di un ambiente e possiamo creare delle storie, avendo due o tre magari di questi oggetti, creando una scena parlante, per esempio, possiamo proprio assegnare delle caratteristiche antropomorfiche a questi oggetti che diventano gli attori di una nostra storia, oppure all'interno di un ambiente che abbiamo creato, cominciò all'interno appunto di una scenografia, loro possono diventare coloro che ci aiutano a navigare, a visitare questa scenografia. Possono anche condurre, per esempio, il pubblico all'interno di un ambiente e portarli là dove ci sono, per esempio, dei codici QR oppure dei beacon, che sono dei sistemi di trasmissione di informazioni, e quindi aiutare all'esplorazione. Dobbiamo solo pensare al modo con cui possiamo utilizzare questi oggetti. Questo, vedete, è invece un sistema molto economico e semplice, perché è già pronto per creare gli ologrammi. Gli ologrammi vengono prodotti all'interno di una piramide, vedete, che si costruisce in questo modo, e poi, eccola qua,
trovate, lo trovate anche su Classi 2.0, trovate le istruzioni per costruire il filmato che poi ci permetterà, poggiando questa piramide sul nostro smartphone, di vedere al suo interno questo ologramma prendere vita. Oh, non c'entra con l'argomento che sto trattando in questo momento, che riguarda più lo storytelling, il modo di vedere la realtà, ma prima di spostarmi poi dall'altra parte, vi voglio mostrare, ho già fatto un webinar su questo, che è stato molto interessante, questo, eccolo qua, questo nuovo gioco che si chiama Bloxel e che consente di creare dei videogame partendo dalla strutturazione di un game board con questi tasselli che hanno un significato, ogni colore determina una conseguenza per l'omino che poi deve attraversare i diversi livelli di gioco. Non mi trattengo, vedete, su nessuno in particolare di questi oggetti, perché poi ritorneremo naturalmente in webinar specifici. Pensate che ci sono anche tutta una serie di strumenti che possono essere utili per fare delle riprese che non siano, vedete, le solite riprese che normalmente poi chi non ha esperienza in questo campo si trova a compiere. Questo è un carrellino con le ruote snodabili, vedete, con le ruote snodabili, ha un braccio, eccolo qua, ha un braccio snodabile al quale si può attaccare, se volete, una videocamera o una fotocamera, oppure addirittura con questo sistema potete attaccare il vostro smartphone e quindi riprendere molti dettagli della scena che state costruendo, oppure anche del processo di lavorazione all'interno dell'atelier. Abbiamo anche tutta una serie di strumenti che ci consentono di creare, ecco qua, di creare delle animazioni a passo 1. Questo è un pacchettino completo che comprende una curiosissima, la vedete? Una curiosissima webcam che ha una base abbastanza pesante, perché noi dobbiamo poter posizionare, ecco, all'interno della scena che stiamo costruendo, dobbiamo poter posizionare la telecamera in diversi modi. E quindi vedete, qui ci dà una scenografia che certamente non è quello che dobbiamo utilizzare, ma solo per capire, se noi qui poniamo appunto i nostri personaggi, ecco, questo è un Playmobil, lo vedete, dato che con questo strumento possiamo creare dei filmati a passo 1, cioè delle animazioni di oggetti, e in questo caso vedete abbiamo il cavo USB che si connette al dispositivo che poi decidiamo di utilizzare. Avremo bisogno anche di piccoli faretti come questo che ci consentono, guarda, vedete, di illuminare la nostra scena e di posizionarla all'interno di che cosa? Di posizionarla all'interno di una cosa che adesso vi mostro. Allora, questa valigetta è uno strumento interessantissimo. Togliamo quello che troviamo al suo interno. Troviamo questi oggetti, adesso ve li mostro. Eccoli qua. Qua giriamo la nostra valigetta, guardate che cosa abbiamo all'interno. Abbiamo dei teli verdi per fare i green screen, quindi sopra la posizione di immagine, e degli altri teli colorati per la scena che adesso si prepara.
Adesso noi apriamo il suo i pannelli, vedete, e stiamo praticamente montando un set. Andiamo a prendere il nostro, eccolo qua, il nostro Playmobil. Possiamo metterci anche il nostro BB-8 e con questi strumenti possiamo, adesso io lo metto proprio sulla scena perché non ho spazio, dove non la vedete, creiamo delle scene che sono giustamente anche illuminate. Se voi pensate che possiamo inserire, eccolo qua, vedete, possiamo inserire, aprirlo, chiaramente poi coprire tutta di verde questa scena attraverso il sistema del green screen, possiamo ambientare il nostro lavoro ovunque. E poi montiamo, eccolo qua, il cavalletto che ci consente di tenere su la videocamera. Sono strumenti essenziali che chiunque sia un po' del mestiere conosce, però raramente vengono utilizzati nelle scuole perché prima di tutto non si ha la conoscenza e poi non si capisce bene che cosa si può fare. Che cosa si può fare poi lo vediamo quando ci colleghiamo al computer. Intanto abbiamo visto che dal punto di vista dello storytelling appunto possiamo creare molte cose e pensate anche al fatto che quando vi recate in visita, per esempio nei musei, nelle esposizioni, molto spesso voi potete trovare degli oggetti particolarmente interessanti, per esempio come questo, che sono non tanto da utilizzare, ma quanto proprio da tagliare, smontare e copiare, per creare delle scene ancora più piccoline, vedete? Avete presente i libri anche a pop-up? Ecco, i libri a pop-up sono molto interessanti da utilizzare come modelli per poi creare la stessa cosa. Adesso passiamo invece dall'altra parte, vediamo un po', così. Ecco qui. Abbiamo questo, su cui ho fatto anche un seminario, che è un'attività molto interessante perché ci consente di creare, si chiama Book Widget, ci consente di creare una didattica molto interattiva basata su widget che possono poi essere variamente utilizzati. Vi farò vedere un esempio di come lo possiamo utilizzare in un ambito di geolocalizzazione dell'apprendimento all'interno dell'atelier utilizzando un sistema di beacon. Ho detto cose magari complesse che forse non tutti comprendono, ma ci arrivo e le spiegherò, le mostrerò. Però intanto soffermiamoci sul fatto che tolgo il mio iPad, ecco, l'iPad serve come strumento di gestione, di organizzazione di tutto l'ambiente. Certo che ci sono le applicazioni, però e sono anche applicazioni molto interessanti, però torno a ripetere, questi sono ottimi strumenti per la gestione del lavoro nell'atelier. Possiamo allestire anche una postazione di podcasting, per esempio una cosa di questo genere funziona, questi sono dei microfoni molto buoni che possiamo collegare allo stesso strumento che non è altro che una scheda audio molto simpatica al quale qui in particolare si connette il nostro iPhone oppure l'iPad mini e quindi possiamo gestire molto leggero, lo possiamo addirittura portare in giro oppure allestiamo una piccola postazione per il podcasting. Perché? Ricordatemi se non ve lo dico io, mi scappa di mente, ma è molto importante, per questo abbiamo parlato prima di storytelling e poi vediamo degli strumenti invece specifici e di podcasting anche perché? Perché il racconto dell'esperienza, lo storytelling è quello che mantiene il legame, il filo rosso
di tutto quello che si fa all'interno dell'atelier. Quindi sottovalutare la questione di dotarci di strumenti idonei per raccontare è grave, secondo me. Mentre questo, invece, è un microfonino molto simpatico. Quando siamo andati, abbiamo fatto un viaggio, così io l'ho tirato fuori dalla borsa e l'ho appoggiato in questo modo su un mobile, così. Mia moglie si è spaventata perché pensava fosse un topo, invece non è un topo, è un microfono, è un piccolo microfonino, vedete, molto bello, è unidirezionale, quindi non sentiamo i rumori della strada, che si può connettere al vostro dispositivo mobile, proprio veramente uno smartphone, la cosa più piccola che avete, e questo serve perché si aggancia direttamente allo smartphone, voi lo progettate e fate delle interviste o dei podcast in mobilità molto interessanti. Non mi dilungo di più sul podcasting perché abbiamo già due webinar sul podcasting, uno domenica e uno settimana prossima. Se guardate nell'elenco li trovate. Mentre questo invece è un microfono adatto per realizzare un podcast con il vostro computer o il vostro tablet, intorno a un tavolo, fino a 4-5 persone, regge benissimo, un ottimo microfono, poi specialmente con una base di appoggio si evitano le vibrazioni. Abbiamo questi che sono dei giochi, ci sono molti di questo genere, che con sé sono collegati a delle applicazioni. Questi sono per i bambini più piccoli. In questo caso il bambino impara attraverso un rapporto continuo tra mondo reale e applicazioni digitali, impara a fare i conti e a leggere. Questi sono degli oggetti di plastica che vanno posti sul tablet, che mostra appunto delle lettere, dei numeri, eccetera, in modo che raggruppiamo quelli che, diciamo, la combinazione corretta per poter andare avanti nel gioco. Allora, qui entriamo nel campo del rapporto continuo tra mondo reale e digitale, che è proprio il cuore di tutta la questione, sia per questioni psicologiche legate veramente alla percezione del mondo che ci circonda, e anche per questioni legate all'apprendimento, per cui non possiamo prescindere assolutamente da questo continuo contatto tra una realtà concreta, realtà reale, come si dice, il mondo digitale e virtuale. E questo è assolutamente geniale, questo giochetto, soprattutto per i bambini più piccoli. Una volta eravamo in Congo per giocare, e oggi possiamo prendere queste paste che si modella e prende la forma del personaggio o dell'oggetto, e l'applicazione conferisce animazioni, gli dà vita in sostanza, e dunque poi attraverso tutta una serie di opzioni non interne all'applicazione, ma che noi possiamo mettere in atto con diverse applicazioni, trucchi, strumenti, eccetera, poi possiamo costruire un mondo intorno a questi oggetti, che però personaggi e oggetti che però vengono costruiti dai bambini nel mondo reale, proprio nella pratica. Per le scuole, gli studenti un po' più grandicelli, ci sono laboratori chimico-fisici molto evoluti, come questo è la Raspberry, per esempio, è componibile, è un oggetto, pensate, che è stato creato da italiani, questo oggetto, poi commercializzato dalla Raspberry, quindi non siamo veramente secondi a nessuno, ma un sacco di oggetti creati da italiani, e eccolo qua, vedete, si combinano i modelli, le basi cammino, poi si connettono con gli strumenti che abbiamo a disposizione, i nostri smartphone, iPad, eccetera. Poi qui abbiamo i punti di osservazione, naturalmente si collegano i vari
i vari strumenti per la rilevazione, i dati vengono trasmessi all'interno delle IPED e possono essere facilmente poi studiati ed esaminati. Abbiamo questo che forse è più conosciuto, anche che è l'Abdisk, è un prodotto che esiste in 6 o 7 versioni e che anche qui ha tutta una serie di sensori che si connettono e ci consente di poi ricevere i dati direttamente sul nostro dispositivo, sul dispositivo della classe. Poi questo è un altro prodotto, per esempio, italiano, che è un microscopio che è un microscopio interessantissimo perché a differenza di tanti altri prodotti questo genera una rete wifi e addirittura un indirizzo IP che consente per esempio a tutta una scuola di vedere quello che i 3 scienziatelli che sono in cortile a esaminare a svolgere le loro ricerche stanno facendo. Bene, questo è anche uno strumento particolarmente, cambiamo argomento, sono le tavolette della Wacom, per esempio. Non sottovalutiamo tutti questi strumenti che sono rappresentati appunto dalle tavolette. Questa addirittura la uso con la Smoleskine. Che cosa fa questa tavoletta? Vedete, qui c'è un pulsantino. Se io scrivo qui e attivo il pulsantino, lui registra tutta la mia scrittura, poi trasforma la mia scrittura manuale in, se voglio, la trasforma in una scrittura invece dattiloscritta, mi tiene lo storico di tutto quello che io ho scritto, fatto dei disegni, comprese le animazioni, vale a dire, crea un filmato temporizzato, quindi riproduce esattamente tutte le operazioni che io ho compiuto. Io sono sempre alla ricerca di strumenti che favoriscono l'inclusione e l'accessibilità, e questo è sicuramente uno di questi. Poi non li ho qui, ma ci sono delle tavolette molto importanti, delle tavolette grafiche, con le quali veramente si possono aiutare i ragazzi a esprimere la propria creatività. E guardate che questo fa parte a pieno titolo dell'inclusione, perché se io riesco a portare in un laboratorio creativo, in un atelier come questo, degli studenti in difficoltà, ma che trovano in questo atelier il modo di esprimersi, il modo di utilizzare la propria creatività, quindi di non avere ostacoli, ottengo dei benefici straordinari poi anche in classe, perché questi ragazzi si sentiranno più uguali, anzi potranno mostrare le loro capacità e con grandissimo beneficio anche per poi il loro apprendimento in classe, pur restando ovviamente i problemi da cui possono essere afflitti. Osmo non lo sto a presentare, è molto conosciuto, è un sistema che attraverso il quale si possono creare dei giochi sulla base del riconoscimento delle lettere oppure di altri tasselli, perché c'è anche una versione coding di Osmo che consente di creare un ambiente nel quale un personaggio si muove. Però la cosa interessante qui è che proprio noi possiamo creare, collegandoci al servizio internet di Osmo, per creare i nostri stessi giochi, che in questo caso, per la versione che ho io, sono basati su immagini. Quindi appare il nostro tablet, appaiono delle immagini, poi sotto l'immagine appaiono i tasselli, noi dobbiamo gettare sotto il nostro iPad, dobbiamo gettare, eccolo qua, questi tasselli, vedete che rappresentano le lettere, sono rossi e sono blu perché si può giocare a squadre, lui riconosce il blu dal rosso e quindi attribuisce i punti a secondo del giocatore che ha provato a comporre la parola che viene richiesta e che è indicata attraverso una immagine. Ecco, vedete, l'iPad si mette qui e poi c'è invece c'è uno specchio che si pone
sull'iPad che consente di realizzare questo gioco. Non c'è niente di elettronico in questo caso, tranne l'applicazione che poi consente di gestire questo prodotto. Poi abbiamo, ecco qua, abbiamo altre due cosette che vi mostro e poi rapidamente torniamo invece al nostro. Allora, questo, voi pensate non c'entra niente con una TV, invece sì, è uno spallaccio. Vedete che vi mostro proprio degli oggetti anche che tendenzialmente nessuno penserebbe di inserire in una serie. Questo è uno spallaccio che funziona in questo modo. Ecco, vedete, ce l'ho sulla spalla. Qui ci va la fotocamera, oppure il nostro smartphone o la videocamera, quello che è. Quindi possiamo fare delle riprese in movimento. Non dico che è una Steadicam, certamente, ma non ha le prestazioni assolutamente di una Steadicam, ma ci consente però di riprendere camminando e quindi ruotando, per esempio, intorno al banco di lavoro per documentare l'attività. Naturalmente esistono un sacco di oggetti di questo genere, ce ne sono anche, per esempio, pesanti che si tengono in mano così, però questo è molto carino, è molto amato anche dai ragazzi perché rende anche di più la figura così professionale dell'operatore cinematografico, no? È grande, si mette sulla spalla, non sottovalutiamo questi aspetti. Poi abbiamo fatto un webinar su questo tema e questa scatoletta collegata al nostro Mac ci consente di avere una rete interna senza bisogno di avere internet. È una cosa molto importante perché ci consente di proprio lavorare concretamente con i nostri studenti creando un wiki, cioè uno strumento di cooperazione. Abbiamo fatto un webinar su questo e in classi 2 trovate tutte le spiegazioni e anche la registrazione del webinar. Come ho scritto nella mia grande magnanimità, l'ho pubblicato perché è veramente uno strumento molto importante. Per tornare a ripetere, non bisogna sottovalutare l'aspetto della progettazione. Bene, spero che sia stato questo almeno interessante quanto la fatica di in questo ridotto spazio poter mostrare tutto, ma adesso non perdiamo tempo perché sono le 8:15, voglio chiudere in 10 minuti perché le cose più importanti che vi devo dire arrivano a questo punto. Voglio parlarvi di due cose. Quello che vedete qui sulla parte destra e che ho nominato molte volte e che sono le appunto scene parlanti. Adesso voglio spiegarvi come entrano a pieno titolo queste scene parlanti e come possono essere anche un asse conduttore dell'atelier. Ma prima voglio buttare un occhio alla robotica. Questo è un'elettronica didattica, quindi ci consente di costruire degli oggetti che si muovono anche eccetera, però io sto parlando invece della robotica umanoide. Voglio dirvi questo: la robotica umanoide rappresenta veramente il futuro dell'evoluzione in questo campo. Quest'anno, alla fine di quest'anno in particolare, inizia una produzione di massa nelle fabbriche, proprio in catena di montaggio. Quindi vuol dire che ci sarà una grande diffusione dei robot, vedete come questo, c'è una grandissima varietà, copiatevi questo indirizzo YouTube e guardate i filmati che trovate all'interno di questo link, in particolare questo riguarda una grossa azienda americana che si chiama Deberan e che ha prodotto, ricercato, sviluppato, e adesso sta ponendo in vendita 5 robot differenti, molto interessanti, molto 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 interessanti. Ce n'è anche un italiano che costa circa 250.000 euro, una grossa cifra, voi direte, assolutamente una grossa cifra, però pensate che i monitor a plasma 6-7 anni fa costavano 10-12.000 euro, oggi hai un monitor 4K a 500-600 euro, facciamo un po' le debite proporzioni, nel giro di qualche anno
avremo dei robot, ce ne sono già diversi a buon mercato, 1.500-2.000 euro circa. È un settore molto importante che sta entrando nella produzione di massa, quindi dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo chiederci, per esempio, come li possiamo utilizzare, che ruolo possono avere in una scuola, in un atelier, nella didattica. Possiamo, non adesso, chiaramente, magari per i costi che possono avere, però teniamo d'occhio questo settore, perché questo è un settore ricco di esperienza, di progettualità, di teoria, di proprio passaggio da quel passaggio di cui parlavamo prima, tra il pensiero appunto esperienziale e i livelli di astrazione, perché per esempio pone agli studenti anche una semplice domanda che in realtà è la porta spalancata sul mondo, e cioè per esempio che tipo di interazioni possiamo creare con questi oggetti, come li possiamo programmare. Molto diverso da un oggetto come Sfiro, che possiamo utilizzare per l'apprendimento della matematica, perché si muove lungo un piano attraverso il sistema angolare, quindi abituiamo i ragazzi a passare da un sistema cartesiano a un sistema invece basato sugli angoli, d'accordo? Qui invece abbiamo la costruzione di relazioni, e quindi veramente si aprono delle prospettive straordinarie dal punto di vista proprio del pensiero umano e del pensiero dei nostri studenti applicato a questo mondo. Non stiamo parlando dei Lego, che pur interessanti, si muovono in un ambiente, fanno delle cose, eccetera. Stiamo parlando di robotica umanoide, cioè di più o meno intelligenza artificiale, una certa sensibilità, riconoscimento dei volti, delle espressioni, reazioni al comportamento umano, e pensate che mondo si apre per rafforzare appunto lo studio. Allora non dimentichiamo, voglio dirvi questo anche, molto importante, l'aspetto sociale dell'atelier. Io per esempio uso questa torretta qua, è quella con la quale ci stiamo parlando, che faceva appunto lo zoom, mi permetteva di inquadrare la camera, Life Sites anche, uso, è un sistema di videoconferenza ottimo, GoToMeeting è quello che stiamo usando adesso. Ricordiamoci questo: se l'atelier che noi organizziamo non è un momento, non rappresenta l'insieme di tanti momenti isolati nei quali i ragazzi fanno delle esperienze, ma riusciamo a trovare un filo conduttore per costruire qualcosa e rappresentarlo, bene, quello che noi abbiamo acquisito all'interno di questo atelier non può non essere comunicato, e non può non esserlo in diversi modi, anche per tenere le relazioni stesse tra i piccoli scienziati che lavorano all'interno di questo atelier. Dobbiamo trattare le cose seriamente, è un gioco, ci divertiamo, fantastico, scopriamo un mondo di cose nuove, bellissimo, ma allo stesso tempo mettiamo in atto dei processi seri, e a processi seri strumenti seri, strumenti di comunicazione reale, che consentono anche di parlare attraverso questi strumenti un domani con dei tecnici, un domani possiamo fare un'intervista, ma non con degli accrocchi, trovando, mettendo insieme, con tutto rispetto, Skype, dallo smartphone, cioè no, attrezziamo un'area che sia un'area interessante, magari utilizzabile da tutta la scuola ovviamente, ma che preveda la possibilità di effettuare appunto webinar, videoconferenze con strumenti che non sono assolutamente al fuori portata, assolutamente. Possono rientrare tranquillamente all'interno di qualsiasi progetto scolastico. Però quello che io dico è che nel momento in cui noi produciamo qualche cosa sulla base di un progetto, di un lavoro serio, questo deve essere comunicato. E dobbiamo avere anche degli strumenti che consentano agli studenti di lavorare. Non solo di lavorare da un punto di vista esperienziale, ma proprio di gestire le cose. Quindi per esempio un sistema wiki, senza scomodare la rete internet, come ho già spiegato appunto nel webinar che abbiamo tenuto qualche giorno fa, vi leggete la documentazione in classi 2 su questo e poi ci fate un pensierino e pensate di quali strumenti io posso disporre per fare in modo che i miei studenti siano dentro il progetto e comunichino ogni istante. E pubblicare significa anche pubblicare ebook, eccetera, ne abbiamo parlato, ne riparleremo. Ci saranno dei webinar apposta proprio su questo, io voglio insistere molto su questo aspetto. Se noi facciamo un lavoro
un lavoro che ha un senso, questo deve essere poi pubblicato, ma nei canali ufficiali. Non il sito della scuola va benissimo, il sito del docente, ok, il blog, ma non sono canali ufficiali. Il lavoro, al lavoro deve essere riconosciuta, al lavoro di ricerca, di progettazione, una dignità reale, e quindi anche il podcast si inserisce in questo contesto. Tutto può essere tenuto insieme da che cosa? Da la costruzione di ambienti, ambientazioni che rappresentino il nostro lavoro. Per esempio, io l'ho chiamato, nel senso che cioè non l'ho chiamata io didattica museale, perché esiste la didattica museale, però mi aggancio alla didattica museale come concezione. Non perdetevi il webinar su questo tema, perché lì siamo proprio nel cuore, io direi nella punta più avanzata dei sistemi di apprendimento. Didattica museale significa creare un ambiente con tutti i sistemi di comunicazione possibili, manifesti, vedete, costruzione di scene, eccolo qua. Questo per esempio, siamo a scuola media, costruzione di scene parlanti che rappresentano la seconda rivoluzione industriale, quindi con materiali di recupero, altro trovato magari nei negozi di modellismo e così via, ma si compone, questo è il taylorismo, vedete, sono macchinine smontate, però il senso è molto chiaro, ci sono i cartellini che comunicano cose, non sono in scala perché non sono diorami, non ci interessa fare un lavoro in scala, eccolo qua, però vi potete poi godere queste immagini, naturalmente sono ragazzi che lavorano appunto in un atelier, il controllo del lavoro continuo e costante da parte del docente, soluzioni ingegnose da parte di ragazzi sui pannelli in PVC, attaccare, vedete, i pezzi, pannelli di sfondo, e poi, vedete, eccolo qua, la costruzione di grattacieli, il cinematografo, vedete, gli spettatori sono piccoli, questa ragazza è molto alta, grande, no? Non sono in scala, ma nessuno, la Torre Eiffel, vedete che oggettino è la Torre Eiffel, ma non importa, perché è la rappresentazione di qualche cosa, la costruzione, poi tutta la comunicazione dei codici QR, tutti i testi, vedete gli opuscoli che sono stati creati, i filmati di spiegazione ai quali poi si accede, c'è tutto un lavoro molto importante che è quello di cui vi ho parlato all'inizio e che riguarda appunto lo storytelling, vale a dire il racconto non solo dell'esperienza ma proprio del contenuto, cioè la rappresentazione, guardate che bellezza, creare appunto questi oggetti che rappresentano esattamente, in questo caso siamo in ambito storico, letterario, artistico, eccetera, una ricerca su quel periodo, però una ricerca che poi è rappresentata visivamente attraverso questo, eccolo qua. E poi c'è l'esposizione ovviamente con i genitori, gli esterni che arrivano, le guide e tutti i sistemi che possiamo immaginare di utilizzare, veramente qui tutti li abbiamo utilizzati, tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso, reale e digitale, proprio una combinazione. Ritorneremo su questo, faremo qualcosa sicuramente, cioè noi dobbiamo dentro l'atelier avere tanti strumenti d'accordo, ma poi legarli tra di loro, e questa è la questione centrale, cioè qual è l'attività che sosteniamo che possa mettere insieme il maggior numero di che esperimenti noi possiamo fare in questo campo, nel campo di cui ci stiamo occupando. Chiudiamo il risultato, condividiamo i risultati. Eccoli qua. Se mi consentite vi mostro una cosa che rapidamente, non voglio portarvi via altro tempo. Eccolo qua. Questo è un'attività didattica della Marina americana. Ve la mostro perché chiaramente indica, va nella nostra direzione ma non completamente. Cioè, che cosa succede? La classe visita una porta aerea.
D'accordo, va bene. Per studiare siamo una scuola superiore, qui siamo 14-15 anni, quindi studi al volo direttamente là dove il volo c'è, si effettua, è molto affascinante, attraverso una porta aerea. Noi possiamo andare all'aeroporto, possiamo utilizzare magari i droni, fare altre cose se non possiamo andare sulla porta aerea. Va bene. Però, effettuati questi studi, quindi tutte le riprese, che cosa studiamo? Come quindi nel mondo reale proprio, poi simuliamo in classe, che cosa? Per esempio con gli aeroplani di carta. Ma cosa vuol dire con gli aeroplani di carta? Cioè vuol dire che al livello in cui noi possiamo operare, cerchiamo di studiare il comportamento, nel nostro piccolo, dei modelli di aereo, in questo caso costruiti con la carta, dopo aver studiato il volo vero, per modificare il modello di partenza. Questa è la questione fondamentale. Cioè l'ottenere un risultato. Quindi io opero con tutti questi strumenti, sì, d'accordo, perché è interessante muovere il robot, fare imparare un po' di coding, così, ma veramente imparare il coding è la questione fondamentale. La questione fondamentale è partire da un'esplorazione ambientale, che può essere anche un tema culturale, per esempio come quello che vi ho mostrato nell'altra esperienza, e costruire qualche cosa che modifica l'ambiente circostante. Per esempio le scene parlanti sono chiaramente una modifica di una percezione di un oggetto culturale, ed è esattamente come la modifica applicata a... Allora, anche uno strumento come ragazzi, non lo trovo più e spero di trovarlo, perché sennò Federica si arrabbia. Il phon, ho messo qui da qualche parte il phon. Il phon, specialmente un phon che abbia più velocità, con aeromodelli di carta, d'accordo, ma noi abbiamo visto che abbiamo anche piccoli droni, quindi possiamo studiare il volo e le manifestazioni atmosferiche, possiamo spruzzare acqua, possiamo provare tante cose che ci consentono di osservare questo fenomeno. Vedete che qui poi in questo caso loro applicano proprio delle leggi, sono chiamate ad applicare delle leggi della fisica, vedete? Perché è uno studio liceale in questo caso, ma noi lo possiamo ridurre chiaramente al nostro livello. Ma che cosa manca in questo progetto? In questo progetto manca il racconto dell'esperienza. Su questo voglio insistere fino alla nausea. Se non c'è un racconto che lega il progetto a tutti gli strumenti utilizzati, noi abbiamo certo prodotto magari una relazione, ma che cosa abbiamo rappresentato? Non abbiamo rappresentato niente. Se io invece prendo il drone, il piccolo drone, che è sparito anche quello, che si alza in volo, d'accordo? Esce magari da dietro la scena, si alza in volo il drone, da qua si alza, d'accordo? Poi scatta delle fotografie, perché qui dentro si sta svolgendo una scena. E quindi simuliamo, per esempio, non lo so, un soccorso civile in una situazione di pericolo e utilizziamo i nostri strumenti per misurare questa situazione, rappresentarla. Lì noi creiamo veramente una storia che tiene insieme tutto. Le scene parlanti hanno questo scopo. Quindi non limitarsi a delle singole esperienze. Prima di tutto perché facciamo un effetto wow, certo, effetto wow, ma poi bruciamo le nostre attività. Perché una volta che noi diciamo, ah ragazzi, bello questo, guarda cosa facciamo, guarda il robottino come si muove, guarda, fai il coding così, proviamo a far parlare i due personaggi, va bene, ma che cosa tiene in piedi l'attività? Tiene in piedi l'attività non il risultato interno all'attività stessa, ma qualche cosa di questa attività che cambia l'ambiente circostante. Questa è la questione. Nessuno opera nel mondo reale affinché le cose rimangano come sono. Se svolge un'attività, se io sono qui in questo webinar, perché spero che molti di voi
si buttino in questa cosa, e quindi poi questo determina un cambiamento nel modo di insegnare, eccetera. Altrimenti sono attività intellettualistiche fine a se stessi che lì sì sono centrate solo su quello che apparentemente conta, che è l'effetto speciale, che naturalmente è interessante e non bisogna dimenticare. Ma ripeto che su Classi 2.0 trovate poi tutti i webinar, come si chiama? Sì, l'elenco dei webinar. Pubblicherò questo webinar, lo pubblicherò, non li pubblicherò tutti, su tutti gli aspetti che abbiamo toccato e che non abbiamo potuto approfondire, ci saranno dei webinar specifici dove vedremo veramente come le cose funzionano. Spero che questo incontro sia stato interessante, siamo riusciti a farlo così in un ambiente domestico. Ok, allora non mi resta che salutarvi. Grazie per la vostra partecipazione, a risentirci al prossimo incontro e ciao a tutti.